attaccato. Qua, spiega come entra. Va bene. Parlo un po' io. Allora, come vi avete visto durante la presentazione, l'acqua viene presa dal canale di cuori. Il canale di cuori si trova dietro quell'argine che si trova laggiù in fondo. È portata a questo canale che è l'entrata della da qui sotto i nostri piedi c'è una tubatura di 40 cm che praticamente unisce questi due canali, il canale con il bacino B1. Il più alto livello di entrata dell'acqua di qua spinge per gravità l'acqua ad entrare nel bacino B1. Vedete qui il flusso in entrata. Abbiamo messo degli idrometri, sono posizionati all'ingresso e all'uscita di qualsiasi bacino, che non sono altro che delle aste graduate, metriche. Sono state praticamente poste a uno zero comune e in questo modo noi siamo in grado di valutare la differenza di altezza quando veniamo a fare i campionamenti tra i due livelli, e la differenza di altezza ci porta anche a un calcolo empirico di quanto è il flusso dell'acqua che passa da una parte all'altra. Questo è il modo con cui noi calcoliamo effettivamente il movimento di tutta la parte, diciamo, idrometrica, quindi i flussi di entrata e di uscita da ogni singolo bacino. E noi campioniamo durante il campionamento sia l'ingresso nel B1, ma campioniamo anche la canaletta, vedete laggiù in fondo, appena presa, l'ingresso, il canale di cuori, come anche il canale, diciamo, di ingresso che noi chiamiamo il B0, che è appunto questo punto che vedete dietro le vostre spalle. Questo è l'inizio dei campionamenti. Bene, qualcuno che si cimenta a pescare acqua con la canna? Non è complesso. Ecco, ovviamente non vicinissimo alla sponda, cerca di prenderla un metro più là. Dov'è ancora? Sì, per i campioni servono 100 ml di acqua per l'analisi. Se vuoi prendere aria. Abbiamo cambiato il bicchiere stamattina. Adesso dai, tirala verso di qua, tirala verso di qua, a posto, più che sufficiente. Ok, adesso si mette nel barattolo giusto con etichetta, sigle, codici unici e univoci. Misurare la conducibilità elettrica e il pH, allora, e la temperatura. Vedere tu. Beh. Nessuno che vuole provare? Dai. Vai. Bisogna solo premere i bottoni. Sì. E non vi interroghiamo. Prenderla in laboratorio. Conviene prenderla qua così. Ok. Immergerle distanti dalla sponda. Se volete dire vicino. Proprio puoi immergerla. Puoi tenerla pure da qua e immergerla là così. E poi prendere il pulsante verde. Leggermente sollevate, perché la sonda deve stare. Ecco, come si unita la gialetta, manca il pH. Ok, ha già effettuato la lettura. Tiro su? Sì, sì. La conducibilità elettrica è di 1061 microsiemens e il pH è di 8,49. La temperatura di 22 gradi. Ok. Fate una lettura sola o fate più? Una sola lettura. Una lettura. Poi quando i dati vediamo che ad esempio sono un po' sballati, secondo noi non sono corretti, riproviamo. Ok. Però lasciate, non lasciate tanto la sonda in acqua. È la sonda che ci. È lo strumento che ci dice quando ho effettuato la lettura. Ok. Quindi quando compare il lucchetto è finito, sì. Adesso proviamo col torbidimetro. Vengo, sì, adesso prendo io. Ecco qua.
Allora, bisogna prelevare un po' d'acqua e metterla all'interno di questa boccetta. Si prende e mette la boccettina? Sì, oppure... Era questa qua è l'acqua da D1? Oppure anche da qua si vuole versarla direttamente. Quanto? Fino a qua, fino al segno bianco. E la boccetta esternamente deve essere sempre pulita perché deve passare il fascio di luce dallo strumento. Con la turbidità si verifica la quantità di solidi sospesi in acqua. Ecco qua, anche già prelevato. B1 is done. Ok, poi esce. Si inserisce qua all'interno. Lo mettiamo qua per terra. Aspetta. Sì, si procede con la lettura. Farite. Facciamo il B0 intanto. Anche quello là. No, ho fatto quello là. No, no, dobbiamo fare 61,1. 61,1 la torbidità. Allora, dai i risultati tranne i monitoraggi, abbiamo visto che c'è una tendenza. Scrivi scolo. Questa è la vera acqua di drenaggio di tutta l'azienda. Abbiamo visto analizzando i dati che la turbidità il primo anno appena fatti i lavori era molto altalenante, mentre il secondo anno c'era una tendenza alla diminuzione tra il bacino 1 e il bacino 5. Questo è legato a che la wetland è stata appena realizzata e col tempo tende a stabilizzarsi perché i soli si sospendono e via dicendo. È uno dei parametri fondamentali della turbidità. Scolo, scrivi scolo. Qua è sull'entrata? No, questo è scolo, non è entrata. È scritto scolo. No, lo prendo proprio.